giorno come un altro. Oggi le ruote sembrano scivolar meglio sull'asfalto e dall'auto guardo il panorama. La strada sembra morbida e la meta sembra meno lontana. Squilla il telefono, io guardo chi mi chiama, poi rispondo. Quanto tempo non ci si beccava? Bella fra, come va? Qui da noi tutto a posto e da te novità. Io non mi sono sistemato, non sto lavorando e per ora non sto ancora laureato. Sai, poco è cambiato dall'ultima volta che mi hai chiamato e lo so quanto è passato. Già, per il resto va benissimo così. Ho la mia musica, gli amici, la mia donna e la mia family. A proposito, è uscito il nuovo CD. Dammi al volo il tuo indirizzo che te lo spedisco lì. Domani un altro giorno sarà ciò che sarà. Il viaggio che ci porta. Guardi allo specchio, che a 25 anni pensi già di essere vecchio, che ogni cosa fatta sia stata uno spreco, di non avere un cazzo e di aver perso parecchio. Quando ti senti abbandonato, quando ti metti a letto e la notte ti manca il fiato, vorresti essere più informato, ma questo stato ti tiene bendato come meccato. Sento dalle ossa la polpa, un senso di colpa, chissà chi avrà pagato stavolta. Esco per prendere un po' d'aria, ma è solo fumo che aspiro quando arrivo in Piazza Italia. E oggi vivo dentro un film, dico stop alla routine. Oggi spengo il cellulare, poi butto via la sim. Oggi resto così, come di fronte alla TV. E se non mi va, cambio programma con un click. Domani